tema quello delle dinamiche. Ultimamente, questi ultimi anni, è stato sì un fiore all'occhiello per quanto riguarda il passeggio, la promozione turistica e quindi la richiesta da parte dei turisti ai commercianti, e i commercianti che hanno dato i profili, hanno lavorato bene su questo settore che era stato. Però, come dicevo all'inizio, abbiamo avuto tantissime problematiche legate ai controlli, legate specialmente alla sicurezza pubblica. C'entra poco, come vedete, anche ieri sera c'è stata una rapina in via Cile, e nel passato abbiamo avuto accoltellamenti e qualcos'altro anche di peggio, droghe, eccetera. E in questi anni io mi sono prodigato a cercare di salvaguardare quel territorio, cercando di fare pattuglie notturne con sequestri di merce da portare e quant'altro. Certo, le norme cambiano, le possibilità cambiano, noi non abbiamo ora la possibilità economica di predisporre delle pattuglie notturne come si faceva una volta fino alle 2, fino alle 4 del mattino. E questo comporta che anche le altre forze di polizia non è che sono tante propense al controllo del territorio medico. Per cui non avendo questa possibilità, abbiamo chiesto che ho proposto che via Cile sia spostato verso Piazza della Luna, dove è più possibile controllarlo, e anche per cercare di ravvivare Piazza della Luna, che in questi ultimi anni è scesa molto di poco. Ebbene, io credo di aver detto abbastanza, forse c'è qualche altra domanda, poi magari posso rispondere nel dettaglio, grazie. Poi diciamo che devo credere
questo un altro rilievo che volevo fare. 10 anni sta pagina 3 della prima premessa. Nella preparazione della legge 18. Poi volevo chiedere, mi sembra che ci sia una incongruenza, chiedo sempre un chiarimento, a pagina 6 fa riferimento al numero posteriore 102 che viene qualificato come spada, cioè spada per non avere un partito che hanno incidi e non partiti, però poi nel momento in cui vedo la tavola, che la vedo oggi per la prima volta, nel momento in cui si fa riferimento al posteriore in via San Giovanni al 102, viene qualificato come lenta in punta secca. Gracias.
un momento politico, voglio dire, un riferimento soprattutto all'aspetto della città, sarà qui se di per quanto riguarda non c'è niente di stato questo. Naturalmente noi ci siamo posto questo problema, però sapevamo anche benissimo che sono dei generi tutelati perché fanno parte di un patrimonio nostro culturale, tradizionale, protetto dalla regione Puglia e quindi di attrattiva turistica, che non gli può sembrare qualcosa di nulla, ma è come se, e feci questo esempio in commissione, come se a Roma vietassero, perché lì c'è questa tradizione, la vendita delle angurie affette nelle finelle di Reggiaccio. Quindi la frusta secca, almeno che non c'è un intervento tale e convincente nei confronti delle genitori ad allontanarsi, è frusta secca e va mantenuta da dove sta. Una cosa soltanto, il piano commerciale prevede che devono poi, in seguito, attenersi ad alcune disposizioni che verranno impartite dal Ministero tecnico. Per cui quella frusta secca non andremo più a vederla così, ma sarà, dovrà realizzare, e gli accordi sono stati presi non per quest'anno ma il prossimo anno, con il titolare, dovrà andare a realizzare una struttura così per come l'ufficio tecnico andrà a indicare e quindi che si possa inserire nel contesto della piazza. Questa è una domanda, io per specifico ulteriormente il mio pensiero, visto che sono parlato più di ci mancherebbe di momento tutta l'importanza e valore perché il consumatore è principale di delle nocciole di quelle, però il problema è indietro, anche nel valore del rosso, non si può trovare un ulteriore spazio che soddisfi comunque quelle che sono le esigenze di tutela del patrimonio che viene rappresentato da questo genere, che sicuramente non disconosco. Però voglio dire, io ho intento chiaramente il voto salvaguardare nel memoria dell'intervento diciamo, di correzione o di supporto dell'ufficio tecnico che possa consentire a chi vuole giocare a questo genere di prodotto di dotarsi di una struttura idonea. È chiaro che nel frattempo ha uno spazio che a mio avviso cosa con quella che è una struttura moderna e super moderna che rappresentata dalla piazza da Porta Pizzo. Io sto facendo un rilievo proprio il cuore che balza all'attenzione di tutti quanti, per cui mi chiedo se in tutta la parola del rosso non è possibile trovare un ulteriore diciamo, una versione più adeguata, salvaguardando chiaramente diciamo, gli interessi ma anche non personali, ma sicuramente più elevati che sono rappresentati dalla tutela di questo tipo. Io a differenza del consigliere Leusa preferisco privilegiare in questo caso soprattutto il lavoro al demonio, ma quando parliamo di 3x2, 6x4, spacco e altro ci sono persone che lavorano, che hanno proprie famiglie e aspettano di lavorare in 30-40 giorni d'estate. Noto che anche un piano di questo genere non è qualcosa dettato da una garanzia di Europa, una garanzia di legalità, ma addirittura che al contrario è dettato da fini di fini in avanti e da un tipo di cosa grave, ma credo che stiamo cercando di coprire delle legalità. Non voglio entrare nel merito dei singoli piani, costetti, eccetera. Mi riferisco, faccio due esempi, anzi tutti i vari esempi. Il scopo scorso